Questo Zollino che vince 2-1, una partita direi da urlo, ma quella rete è stata fantastica, no? Del tuo compagno di squadra. Sì, fare la rete all'ultimo minuto di recupero, partendo da una situazione di svantaggio, recuperare la partita è stato bello. Con questo ci siamo anche salvati, che era il nostro obiettivo iniziale. Siamo felici. Diciamo, avete agguantato il posto in classifica, quindi avete agguantato la salvezza, ma la testa, Cursi, Copertino, Mesagni adesso risale in terza posizione, scende in quarta il Galatone. Cosa la vedete la metà classifica in queste ultime partite? Sinceramente non so i risultati della giornata di oggi, quindi martedì sul campo poi vedremo il da farsi. Comunque puntiamo a vincere le altre partite e a fare più punti possibili. Questo doppio giro da rovescio, lo chiamo io, hai sancito diciamo, no, quel gol che è veramente stato anche da parte vostra un bel gol. Una partita andata come è andata. Sì, dispiace, siamo rammaricati perché comunque come ogni domenica lottiamo su ogni pallone e poi puntualmente veniamo puniti. All'inizio del campionato comunque stiamo lì e poi all'ultimo facciamo sempre quella cosa in più che non ci ha fatto fare il salto di qualità quest'anno. Ma il rigore. Sull'arbitraggio, cosa abbiamo da dire? L'arbitraggio ci sarebbe da dire tanto, cioè dai 3 minuti di recupero dati con 8 cambi, il gioco fermo di 10 minuti, il rigore non dato, cioè, una squadra che dice il rigore tutta la vita, il rigore con noi compresi, cioè non puoi non fischiare quel rigore, che fai il rigore, magari segni il 2-0 la partita finisce lì, però sono episodi sempre che dall'inizio dell'anno ci seguono. La prima partita di campionato doveva finire al 90esimo e fino al 90 più 7, abbiamo pareggiato. Purtroppo fa parte del calcio, sono episodi, succede in Serie A e succede pure in queste categorie. L'appello che vuoi dare ai tuoi compagni di squadra? L'appello è sempre quello di cercarci di migliorare, di comunque lottare sempre fino alla fine, anche quando la matematica non ci dirà che siamo scesi. Di non mollare sempre, che sia quest'anno, che sia l'anno prossimo, nei prossimi altri, perché comunque siamo una squadra giovane, quindi c'è tempo ancora, no? Periodi del calcio che esistono, ci sono, è bello quando stanno in categoria, è brutto quando scendi, però fa parte del calcio. Grazie. Una prestazione da campione direi questa futura, ma con l'amaro in bocca Francesco Grandioso, Monteroni futura Monteroni e questa prestazione del Monteroni. Sì, abbiamo fatto un'ottima gara e siamo stati molto sfortunati perché siamo andati in vantaggio e abbiamo fatto una grande partita, solamente che ci hanno raggiunti sull'1-1, abbiamo fatto bene, abbiamo preso anche una traversa e purtroppo il calcio è fatto di episodi, non c'è stato dato nemmeno un rigore clamoroso e poi si sa, abbiamo preso il gol e niente, la partita è andata come è andata. Giuseppe passa a B, questo Zollino vince 2-1 con una rete stratosferica, direi. Complimenti per la prestazione, ma cosa ci dici della prestazione del Zollino? Vedo che comunque Zollino oggi ha giocato. Certo, oggi non era una partita assolutamente facile, come abbiamo ben visto, come addirittura in svantaggio, non era facile riprendere la partita. Poi, negli ultimi minuti abbiamo trovato il gol che per noi significa una salvezza e ci fa raggiungere l'obiettivo stagionale. Si pensa già alla partita successiva? Certo, ogni partita ci aiuta a migliorare e a crescere, anche perché siamo dei ragazzi giovani, siamo un gruppo molto coeso e quello che facciamo quest'anno ce lo ritroveremo sicuramente il prossimo anno, ci creerà un'ottima base. Si parte dal basso per poi finire in alto. Siamo partiti da voi con questa partita, ma in alto un pareggio del Cursi, un pareggio diciamo una vittoria del Copertino. Sono a pari punti. Cursi e Copertino per l'ennesima volta si trovano a pari punti, ma soprattutto c'è un Mesagne che rincalza la terza posizione in classifica. È un campionato molto equilibrato, le squadre di testa, sia Cursi che Copertino che Mesagne, sono dotate di ottimi giocatori, non è un caso. Questo sarà un campionato molto equilibrato fino alla fine perché molte squadre si equivalgono, ogni giornata una squadra può perdere con chiunque, vincere con chiunque, quindi
vediamo fino alla fine. diciamo, una sconfitta all'ultimo minuti, ma una futura che vede veramente il futuro, perché comunque per l'ennesimo giorno, l'ennesima giornata, il Monteroni ce la mette tutta in campo. Ragazzi, ogni domenica danno tutto, quindi io a loro non ho niente da rimproverare. È una stagione sfortunata, spesso abbiamo fatto buone prestazioni, però poi purtroppo i risultati sono stati negativi. Comunque noi abbiamo un impegno da onorare fino a fine campionato, con i ragazzi abbiamo parlato che giocheremo tutte le partite con il massimo impegno, poi prendiamo quello che viene dal campo. Quel rigore non sacrosanto, direi, ma lungi da me. Noi siamo di parte, però chiaramente a me è sembrato netto. Eravamo sull'1-0 per noi, avevamo preso anche una traversa, sul 2-0 potevamo chiudere la partita e diciamo anche in chiave salvezza i giochi ancora non erano fatti. Purtroppo con questa sconfitta un po' si riducono le speranze a lumicino, però l'importante è che i ragazzi diano sempre il massimo, poi c'è niente da dire quando la sfortuna poi si mette di mezzo. Questa classifica è una classifica piuttosto ballerina, perché per l'ennesima giornata, partendo dalla testa di classifica, si vede un copertino Cursi a pari punti, un Mesagni in terza posizione, un Galatone in quarta. E poi si inizia a vedere anche sotto qualche movimento, no? Ruffano, Virtus Lecce, mister, l'obiettivo finale vostro lo raggiungiamo quest'anno. L'obiettivo nostro era quello di agganciare la terz'ultima posizione per giocarci lo spareggio. Al momento diciamo che le speranze sono poche. Purtroppo non siamo riusciti a fare qualche vittoria che magari meritavamo per tenerci agganciati lì al terz'ultimo posto. Avanti si stanno scambiando le posizioni, segno che c'è equilibrio. Alla fine credo che anche il calendario possa dare una mano magari a una delle squadre che stanno davanti. Adesso non conosco le partite che ci sono da qui alla fine, però potrebbe essere importante a questo punto il calendario perché le squadre sono tutte forti. Grazie.